volevo sottolineare il fatto che non sono assolutamente qui a dire, ecco, vedete, non bisogna vaccinarsi, cosa vi può succedere? Perché in realtà una reazione così poteva capitarmi per un farmaco, ad esempio, o qualcos'altro. È questo il messaggio che Marco Segina, fisioterapista, ha voluto lanciare. È importante sottoporsi al vaccino anti-Covid, anche se nel suo caso è apparsa una estesa dermatite su tutta la parte superiore del corpo come reazione cutanea dopo il richiamo al vaccino con la seconda somministrazione. Io innanzitutto mi sono vaccinato per una scelta condivisa con i colleghi dell'ambulatorio dove lavoriamo. La prima somministrazione avevo già accusato debolezza, stanchezza, qualche capogiro, mal di testa. Poi tutto si è risolto in una settimana. A questo secondo richiamo più o meno la stessa cosa. Dal terzo giorno ho cominciato ad avere questo prurito. Come punture di zanzara, centinaia di punture di zanzara concentrate su varie parti del corpo. Dunque una reazione al vaccino che però rientra nelle manifestazioni post-inoculazione previste. Avevano già segnalato questa reazione avversa, che era una reazione mediata dalle cellule T che avviene 3 giorni dopo circa la vaccinazione. È stato necessario quindi il ricorso al consulto medico per capire come tenere a bada questo sfogo pruriginoso. È una terapia cortisonica e l'antistaminico e di monitorare la situazione, siccome nell'arco della giornata il quadro è andato peggiorando. Sono andato al pronto soccorso dove anche tempestivamente mi hanno trattato con dei farmaci sempre cortisonici e antistaminici, però questa volta per via diciamo endovenosa intramuscolo e boh, da lì ho avuto un sollievo immediato. Insomma, un racconto quello di Marco Segina che potrebbe autorizzare alcuni a pensare male del vaccino. Invece no, niente paura, solo uno sfogo cutaneo. Il fisioterapista è già in via di guarigione. Sto notando una regressione progressiva e mi hanno detto che ci vorrà comodo una settimana, quindi mi hanno prescritto altri 4 giorni di cortisone per bocca con un protocollo poi a scalare per ulteriori giorni e gli antistaminici c'è bisogno per evitare di soffrire troppo e di grattarmi.